Buongiorno, allora rassegna stampa di oggi, giovedì 7 luglio. Ci sono tante notizie, voglio dire, se fossimo fichi partiremmo da quelle che riguardano Blair e la guerra in Iraq. Il Wall Street Journal apre su questo, tutti i giornali italiani, mi sembra Repubblica lo fa con diffusione, la stampa, insomma molti giornali aprono su questa storia perché un rapporto cosiddetto indipendente dice che Blair ha fatto una scemenza entrare in Iraq, cioè si processa la guerra, il passato e la storia. Ma la cosa forse più interessante la mette in evidenza nel rapporto il Wall Street Journal, prima pagina delle versioni europee, in cui dice che il vero errore è stato quello di non pensare dopo la guerra come si sarebbe combinato il paese. Questa è, diciamo, una sintesi di una cosa che per gli appassionati, cioè il giudizio sulla storia, oggi ci sono molti elementi su tutti quanti i giornali. Poi ci sono questioni di cronaca. Io direi che quelle giudiziarie sono quelle che oggi fanno, sono molto interessanti. Beh, una riguarda la scienziata, è una storia incredibile perché la scienziata si chiama Ilaria Capua ed era una parlamentare del governo Monti. Era una grande scienziata, si dice, alcuni giornali dicono che addirittura abbia isolato il primo ceppo della aviaria, altri dicono che ha isolato invece una parte del DNA della aviaria. Quello che conta è che una grandissima scienziata italiana che fu accusata dalla Procura di Roma, dal grandissimo Pignatone, fu accusata di fare traffico di virus, che non era il mio vecchio programma, ma sono virus, ceppi di virus mortali. È il rischio, stiamo parlando di una possibile epidemia, possibili condanne all'ergastolo. Insomma, il pezzo oggi migliore che racconta questa storia è quello del Foglio. Dice il Foglio sulla storia di Ilaria Capua. All'epoca l'Espresso fece una copertina incredibile a firma del grande giornalista titolatissimo, dice il Foglio sfottendolo, Lirio Abate. La copertina dell'Espresso definiva, non solo la copertina dell'Espresso, tutto l'articolo definiva Ilaria Capua trafficante di virus. Il Foglio fa bene perché ricorda anche che definì cinica strategia commerciale quella di questa scienziata, nel frattempo parlamentare, di trafficare sul virus. E ricorda il Foglio come la parola cinismo fu usata anche per un grande del passato errore giudiziario, quello di Tortora. Cinico mercante di morte, scrivevano i magistrati. Beh, questo cinismo in realtà dopo 10 anni si è risolto in una. Non aver commesso il fatto, non esisteva tutta quella grande inchiesta su cui l'Espresso aveva fatto la copertina, tutti i giornali avevano fatto una bagarre incredibile, si è risolta con un nulla di fatto. Non era colpevole, non esisteva il fatto, non c'era nessun traffico di virus, non c'era nessun mercante di morte, non c'era nessun cinismo commerciale, non c'era nessun Big Pharma, tutte stronzate. Ilaria Capua si è dimessa nel frattempo al Parlamento italiano, ha lasciato la sua cattedra e i suoi studi in Italia e è andata a lavorare in Florida, in America, in un università. Bene, tutto quanto si basava su intercettazioni sulle quali la procura le ha date, evidentemente, immagino, perché non so chi gliele possa aver date, però insomma un punto di domanda lo dobbiamo mettere per non essere querelati, ha dato queste informazioni al giornalista, il giornalista le ha pubblicate sull'Espresso, la scienziata è diventata una merda e la sua vita è stata distrutta. Questa cosa la ricordano in due oggi, il Foglio e un fondo meritorio del Corriere della Sera. Nel Corriere della Sera Mieli ricorda anche che nei confronti questa signora non è mai stata interrogata da alcun magistrato per 2 anni, mai, mentre tutti la distruggevano, questo lo ricorda Mieli. E l'altra cosa che ricorda Mieli è che il Grillino, l'unico, il Movimento 5 Stelle che ne chiese le dimissioni e tutto quanto, la deputata del Movimento 5 Stelle, finita l'inchiesta e capito che è stata assolta completamente, ha chiamato dall'altra parte dell'oceano per chiedere scusa alla ex deputata Ilaria Capua. Tutto questo per dire che sulle intercettazioni abbiamo fondato un teorema stupendo. Tutti credevano che fosse colpevole la signora Capua, tutti, nessuno che la difendesse, la scienziata che ha mollato l'Italia.
Nessuno si è fatto una domanda, nessuno oggi si fa una domanda neanche sulle intercettazioni che riguardano Alfano, perché chiaro, Alfano non è la capua, Alfano non è uno scienziato, Alfano è quell'Alfano che voi immaginate. Beh, però insomma, io dico, anche nei confronti del vostro più odiato nemico, mettetevi sempre un punto di domanda, perché quello che vale per la capua può valere per chiunque, anche per Totò Riina, anche per Alfano, non credo le cose coincidano. Resto, non farò come Lupi, dice Alfano, oggi su tutti i giornali, la cosa è fantastica è che Alfano ieri risponde dicendo: guardate che mio padre, quello che avrebbe dovuto raccomandarle 80 persone, ha cioè 80 anni e una malattia neurodegenerativa. Crediamo davvero alle raccomandazioni di mio padre? Nel frattempo, 8 senatori di Alfano vogliono ritornare a Forza Italia. Da Forza Italia vanno ad Alfano per appoggiare Renzi e ritornano alla base. Ditemi voi se questo vi piace. Oggi i giornali ovviamente sono pieni di roba di Alfano, sono anche pieni di un'altra questione, e cioè anche qui prendere con le molle quello che è successo, però la mafia all'Expo, una ditta appaltatrice di alcuni ambienti, di alcuni capannoni dell'Expo, sarebbe mafiosa. Gli arrestano dei prestanome, ma la cosa incredibile è che Ambrosoli oggi si dimentica di dire in un'intervista in cui parla di legalità sull'unità e tutti si dimenticano di dire, tranne il giornale che cita in prima pagina, perché la richiesta di arresti nei confronti di questi signori dell'Expo è avvenuta 4 mesi fa. 4 mesi fa. E poi soltanto a elezioni concluse si è proceduto agli arresti. Se questi sono così mafiosi, così pericolosi, che hanno inquinato l'antimafia, c'è un'intervista di Cantone oggi, hanno fatto tutto questo casino, li abbiamo tenuti 4 mesi in libertà o abbiamo avuto un certo rispetto di non turbare così, diciamo, le elezioni milanese? Questo domando, questa domanda me la posso fare o secondo voi è infattibile? Io penso che il giornale faccia a bene a farsela. 4 mesi per arrestare delle persone, 4 mesi fa le richieste di arresto. Va bene? Ilaria Capua ve ne ho parlato, Blair ve ne ho parlato, favolosa la storia della Giulia Raggi, della Giunta Raggi, scusatemi, il sindaco di Roma. Guardate, poi dopo vedremo come funzionerà. Io quando vedo Minenna che è assessore al bilancio, l'ex uomo Consob, che è un talebano della CGIL, tra l'altro con. Vabbè, insomma, quando vedo Minenna e la Consob mi faccio il segno della croce. Speriamo che Roma non aumenti i suoi debiti, soltanto questo, e che non peggiori la sua condizione, che peraltro è impeggiorabile rispetto a quello che è avuto, che ha. Io ho scoperto oggi che a Roma sono riusciti a fare uno statuto per il quale è obbligatorio avere 5 assessori uomini e 5 assessore donne. Cioè, questo è un livello di demenza per la quale si giudicano gli assessori, gli esecutivi in funzione del genere e non in funzione della loro capacità, per cui io sono costretto a prendere un uomo per mantenere il numero o una donna per mantenere il numero, che è da cerebrolesi del politicamente corretto. Chi se ne fotte se uomo o donna è un assessore di Roma? Se ci sono 7 donne brave, bene 7 donne brave. Se ci sono 7 uomini bravi, bene 7 uomini bravi. Come dimostra il caso Raggi e Appendino, non c'è bisogno di avere un decreto legge per avere un sindaco donna. Non è interessante chiamarle sindache. È bene che facciano il bene dei cittadini, uomini o donne. Roma c'ha questo statuto, per cui ieri si sono presentati 5 uomini, 5 donne. Fenomeni. Nel frattempo, quando, e questo c'ha benissimo ragione Vittorio Sgarbi, oggi ve lo dice sul giornale, se De Luca della sinistra dice alla Raggi che è una bambolina imbambolata quando si presenta lì in quella bellissima balcone sui Fori Romani, e beh, viene ucciso De Luca, dice: ma come ti permetti? La Boschi si scusa per tutti quanti, l'atteggiamento. Allora io vorrei una sorta di, come posso dirvi, di par condicio. Oggi ho letto quello che scrive Travaglio nei confronti di Alfano, potete immaginare come lo chiama, come lo insulta, un povero deficiente Alfano, descritto da Renzi. Allora, se nei confronti di una donna non si può dire che è una bambolina imbambolata, non si può trattare a calci nel sedere o in faccia o sulle gengive neanche Alfano, fino a prova contraria. Perché gli insulti nei confronti di un uomo sono insulti che non hanno un genere, sono soltanto insulti? Gli insulti nei confronti della donna aprono questo problema? Perché ovviamente c'è un problema nei confronti delle donne, di maschilismo, lo sappiamo bene. Però attenzione, perché come dice Sgarbi, benissimo, oggi come
capisce benissimo Sgarbi oggi, altrettanta attenzione non venne usata dai procuratori di Milano nei confronti delle Olgettine. Ve le ricordate? Le amiche di Berlusconi? Le Olgettine si può dire di tutto, ma Bambolina non si può dire nei confronti della Raggi. Per quanto mi riguarda, si potrebbe evitare di dire sia Olgettine sia Bambolina per un banale senso di buona educazione. Ferrara oggi prende in giro la rottamazione di Giannini da Ballarò, perché Giannini non farà più Ballarò, mi cita en passant anche a me dicendo Porro, da ex fogliante sono compiaciuto del ricordo di Giuliano Ferrara che ieri cambia un po' idee su Renzi, ma è un pezzo diciamo di quelli che accadono anche a Giuliano Ferrara in pessima forma, critica il fatto che Giannini si consideri rottamato da Lerner, da Santoro e dagli altri, ma se avessi riletto forse con attenzione quello che sul foglio Campo Dall'Orto diceva, prima intervista che ha fatto, o avesse letto quello che il foglio ha scritto dicendo perché chiudere virus, ecco, se avesse letto quei pezzi, ma Giuliano ovviamente legge soltanto grandi saggi di filosofia internazionale, se avesse letto quei pezzi avrebbe capito che il problema non è Giannini, non è Porro, ma è quel frou-frou politicamente corretto dello stracacchio, dei fazzismo, dell'ernerismo sull'Islam, che forse non è esattamente la RAI che anche lui, secondo quello che ha scritto negli ultimi anni, se non ha cambiato idea anche su quello, si dovrebbe augurare. C'entra poco Giannini, c'entrano poco Porro, c'entra quello che loro stessi si definirebbero un progetto culturale. Ciao!